E intanto continua a fiorire la solidarietà in Abruzzo verso il popolo ucraino. Sono davvero tantissime le iniziative messe in campo anche dai banchi alimentari europei. E questa mattina il nostro Luca Pompei è andato a sentire proprio il direttore del Banco Alimentare d'Abruzzo, Antonio Dionisio. Luca dovrebbe essere collegato in diretta con noi. Ecco, ti vedo Luca, buongiorno. Allora, quali testimonianze, quali parole hai raccolto questa mattina? Sì, io ho sentito il presidente del Banco Alimentare Abruzzo Molise, Antonio Dionisio, il suo direttore Mimmo Trevisani, che hanno avviato in accordo con tutti i banchi della Federazione Europea dei Banchi Alimentari una campagna intanto di raccolta fondi da destinare ai banchi alimentari, in particolare dell'Ucraina e anche di Romania, Polonia e Moldavia. Sostanzialmente l'obiettivo qual è? È fare del bene, ma farlo bene, come ci ha ricordato Antonio Dionisio, perché adesso così la voglia generosa, certamente importante, di inviare beni alimentari o quant'altro, fare lunghissimi viaggi, lì potrebbe essere dispersivo. Invece, grazie alla rete della Federazione Europea dei Banchi Alimentari, c'è tutto un coordinamento specifico per destinare ciò che realmente serve a quelle popolazioni. Da qui intanto la raccolta fondi, siamo già quasi a 2 milioni di euro raccolti, e poi il sostegno logistico e non solo ai banchi alimentari dell'Ucraina, della Polonia, della Moldavia e della Romania. E proprio dalla Romania vengono raccolti i beni alimentari a quasi costo zero. Oltre a questo, il Banco Alimentare Abruzzo e Molise è però al fianco di tutti gli enti, le associazioni e anche dei comuni, per dare sostegno a tutti i profughi che in questi giorni stanno arrivando qui in Abruzzo, sostegno ovviamente alimentare, ma non solo, ci spiegavano anche per quanto riguarda ad esempio i pannolini per i tanti bambini che stanno arrivando qui in Abruzzo e in particolare non solo a Pescara, ma in tutte le località abruzzesi. Insomma, la solidarietà anche attraverso la rete e il coordinamento di tutte le associazioni impegnate sul territorio europeo da questo punto di vista. E l'esempio in questo senso ce lo dà questa campagna della Federazione Europea dei Banchi Alimentari. A te, Anna.